PEGI 12. Mi chiamo Marco, in arte Lanz, abito a Bologna e studio ingegneria. Benvenuti alla seconda puntata del mio tutorial dedicato a Super Smash Bros. For Wii U. In questa puntata vi parlerò delle novità e dei punti di forza di questo nuovo capitolo. Alta definizione. Super Smash Bros. Per Wii U offre un comparto tecnico all'avanguardia. Per la prima volta potremo lanciarci in sfide spettacolari con grafica in alta definizione. I 60 frame per secondo e la maggiore risoluzione garantiscono un'esperienza di gioco fluida e senza precedenti. Wii U Gamepad. Grazie al Wii U Gamepad potremo giocare a Super Smash Bros. In qualunque momento, anche senza TV. Potremo inoltre dare sfogo a tutta la nostra creatività. Con l'ausilio del pennino disegneremo lo scenario dei nostri sogni, che potremo arricchire con elementi dinamici, come molle, cannoni, piattaforme mobili e strati di magma. Online. L'ultimo episodio di Super Smash Bros. Può contare su un ottimo supporto online, con il quale sfidare i propri amici in piena libertà, oppure giocatori di tutto il mondo, con modalità di gioco adatte a tutti i gusti. Potremmo infatti scegliere tra la modalità per gioco, all'insegna del divertimento puro, con oggetti e scenari variabili, o per la gloria, giocando solo su stage in versione Omega, dove conterà solamente la nostra abilità. In entrambi i casi, possiamo anche farci affiancare sulla stessa console da un nostro amico, per epiche sfide 2 contro 2. Nuove modalità. Nella modalità mischia da tavolo, raccoglieremo personaggi e potenziamenti nei turni di gioco a disposizione, per poi utilizzarli in un'ultima grande sfida fino all'ultimo lottatore. In richieste master potremo spendere gettoni per affrontare sfide singole con regole speciali e vincere premi come equipaggiamenti e nuove mosse per i personaggi. In richieste crazy avremo 10 minuti di tempo per affrontare il maggior numero di combattimenti e sconfiggere Crazy End. Il tutto con una sola vita a disposizione. Riuscire in questa impresa ci garantirà un ricco bottino. Mischia a 8. Il multiplayer è da sempre una componente fondamentale di Super Smash Bros. E regala spesso le esperienze di gioco più esilaranti. È quindi una piacevolissima aggiunta la possibilità di giocare per la prima volta fino ad 8 giocatori. Potremo lottare in modalità tutti contro tutti o fino a 4 squadre, in scenari enormi, creati appositamente per garantire sfide su più fronti, o in arene standard, per battaglie all'insegna del caos più totale. In ogni caso, il divertimento è assicurato. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto alla prossima puntata.